Salve youtubers e benvenuti per questa 25esima gameplay di Pokémon Smeraldo qui con Bloodiros 258. Dunque, ci siamo lasciati qui davanti al Monte Pira, perché il Team Hydro sembra essere qui dentro, quindi andiamo a dare una controllata giusto per vedere che cosa sta accadendo, anche per accopparli un po', ecco. Non ho fatto niente rispetto allo scorso gameplay, quindi possiamo direttamente entrare. Salve. Vieni a venerare le anime dei Pokémon scomparsi? Devi volere molto bene ai tuoi Pokémon. Qui riposa il mio Zigzagoon. Sono venuta a rendergli omaggio. Salve. Il Monte Pira è un luogo dove si fanno incontri strani. Sono successe cose incredibili. Prendi questo, ti sarà utile. Velo puro, grazie. Fai tenere velo puro ad un Pokémon, aiuterà a tenere lontani i Pokémon selvatici. Ok. Cos'è questo? Scusate. Oh mio Dio. Ok. Sciappetto. Allora, io voglio Shuffle. Penso si sia capito. Dunque, andiamo di Azumarill. Non lo uccidere con un bollaraggio, ti prego. Ci sono rimasta molto male. Ok, salve. Ehi, stai cercando Pokémon? Mi vieni appresso, non è carino. Ok, Gilberto con Rayearn. Allora, psichico, grazie. Salve. Ah, perdono, ti prego. Perdonato. Essendo un'area poco abbattuta, credevo di trovarci Pokémon rari. Non sei una faccia conosciuta. Vattene prima che ti succeda qualcosa. Vabbè. Lea, strega, con Spoink. Useremo uno psichico, anche se non è molto efficace, perché giustamente psico con psico non è molto efficace. Allora, forza Gardevoir. Che cavolo. Ok. Perfetto. Perfetto. Lea streghetta. Sei resistente. Grazie. I miei familiari sono allenatori qui da tre generazioni. È mio dovere proteggere questa montagna. Ok. Ah, che onore. Che orrore. Che onore. Che orrore, scusate. Ok, Cristoforo con Ariyama. Andiamo di psichico, netto. Olè! Ciao Ariyama, è stato un piacere. No, sono sconvolto. Mi agito tutte le volte che vedo qualcosa muoversi. Non sarei dovuto venire qui ad allenarmi. Siamo Ken e Barbie, sono sicuro.
Siamo qui per fare una sfida. Se le faccio vedere che mito sono, si innamorerà di me. Vincerò alla grande e le farò vedere di che pasta sono fatto. Dai, Ken e Barbie sono, su. La scontatezza è quella. No, Daisy. Ok, va bene. Manevric del Ketty. Direi di andare di psichico e aerosalto. Ti prego, cadi giù. Perfetto, Manevric. Ok. Facciamo una confusione, un altro aerosalto. Che gaff. Capita farle. Beh, abbiamo perso, ma va bene lo stesso. Siamo una coppia di ferro. Questa sfida non potrà dividerci. Siamo una coppia molto coccolona. Non ci importa di perdere. Mi ho trovato un Ultra Ball. Ok, vediamo chi è. Shuppet. Io voglio te, tu vuoi me. Quindi io voglio te, tu vuoi me. Noi ci vogliamo a vicenda, ci cerchiamo a vicenda. Bravissimo. Visto, basta convincerli i Pokémon, non c'è bisogno. Allora, Shuppet si aggira nel cuore della notte in cerca di sentimenti turpi quali la vendetta e l'invidia, per ritirarsi poi nel suo nido allo spuntare del sole. È fantastico, mi piace un sacco. No, non voglio dargli il soprannome. È stato inviato al PC di Nanette. Perfetto. L'avevo detto, io volevo lui e lui voleva me. Ahimè, qui e lì ci sono buche nel terreno. Non me ne sono accorto e sono precipitato. Ok. Io eviterei le buche, sinceramente. Ok, fuga. Allora, Shuppet sarebbe il caso che fosse deciso, perché il Pokémon Spettro. Quando penso al mio Skitty adorato, mi si riempiono gli occhi di lacrime. I know that feel, bro. Oh, sì, in questo caso. Che ci fai tu qui? Non posso più entrare in nessun posto, mo. Chi è questa? Gabri alleva Pokémon. Mio! Tanti Skitty in Dahea. Dimmi che con un confusione di quei fuori, ti prego, guarda qua. Brava. Zigzagoon. Vai di confusione. Confondi le loro menti, guarda. Pociena, lì sono costretta a farlo. Vai a Azumarill. Ok. Surfiamo allegramente. Lotad, sì, cambiamo. Vai svello. Ok. Aeroassalto. Perfetto. Seedot, no, lasciamo sempre svello. Sempre aerassalto, che è super effective. E poi Tail,
cambiamo, rimettiamo la nostra Gardevoir. E penso che con un confusione ce ne usciamo. Perfetto, siamo anche al 42. Yes. Guardate lì. Divinazione. Vediamo. Raccogliere forze per colpire dopo due turni. No. Non mi interessa. Magnifico, sei un allenatore veramente speciale. Mi piacerebbe rivedere i tuoi Pokémon quando saranno cresciuti. Per favore, fammi vedere il tuo Pokénav. Ok. I marmocchi non mi piacciono. Togli il tuo bel faccino di torno. Ma chi sei tu? Marmocchio a chi? Ledizia Psiche. Wow, perfetto! Molto carino, Wabafet. Però ovviamente destino obbligato. No. Destino obbligato? No. Facciamo così allora. Ora non ci dovrebbe essere più destino obbligato, eh? Vediamo se ho ragionato bene. Yes. Natu. Prip prip. So che non è molto efficace, però oramai... Tanto muoiono lo stesso, l'importante è quello. E Kadabra. Ok, Kadabra. Sei figo, sei forte. Ma non abbastanza. Ok, una sconfitta netta. Beh, sì. Ciò significa che devo allenarmi di più. Devo darmi da fare per raggiungere la vetta. Ce la farò. As you say. Super repellente. Perfetto. L'atmosfera speciale della montagna rafforza i miei poteri psichici. Sei ancora in fasce, credi di potermi battere? Credo proprio di sì. Fiorenzo. Prendo. Sempre in confusione, vorrei provare, dovrebbe bastare, penso. Sì. Un altro Ralts. Che non è molto forte. Ok. La prossima scelta è Kiria. Facciamogli uno psichico giusto perché è Kiria. Ok. È tutta colpa mia. Oh. Meno male che lo riconosci. I miei poteri psichici si sono notevolmente rafforzati, ma... Vediamo qui. Mi piacciono le cose che fanno paura. Più forte di me. Ma quando sono qui mi viene la tremarella. Va bene. Giselda.
All Shuffet, ovviamente. Gardevoir, fai il lavoro sporco per me. Ok. Non mi piace perdere. E tu perché combatti? Ho il batticuore, ma non mi va di andarmene. Vuoi farmi compagnia? No. Ok. Maestro, guarda che passi da gigante ho fatto. Atsushi, cintura nera, si presenta davanti a me con una Ariyama che mi usa un bruciapelo, mi fa tentennare. Alright, perfetto. Maestro, perdono. Se qualche fatto ho fatto io, però chiedo la sbasta. Se non miglioro, il mio maestro non potrà mai riposare in pace. Va bene. Vediamo questa che fa. Quando sono qui mi pervado uno strano potere. Finirà mai questo Montepira? Non penso proprio. Vania, streghetta, mi usa Seblai. E noi siamo costretti mo a cambiare. Usiamo... Azumar. Nintrin. E basta. No, per un pelo. Bolla raggio. Il potere sta sfumando comunque, c'era scritto, scusate, ero imbambolata. Fu. Ho perso, ma ho questa capacità senza neppure toccare il tuo Pokénav. Come vuoi tu. Salve. Oh, hai perso l'orientamento. Non avere paura, ci sono io qui. Gerlando Psiche con Wah! Non penso che si farà molto male, però. Aio. Tutto ciò è molto aio. Proviamo così. Mio Dio, mi sta uccidendo tutti i Pokémon. Avrei potuto farlo prima, però... Che cavolo! Non avevi perso la bussola? Pensavo che l'allenatore che si è perso fosse facile da battere. Non mi va giù, non ci riproverò. Mio Dio! Mettiamo un Cacturn, insomma. Palla ombra. Ok. Buttiamoci dentro il buco. Tanto, mal che vada, scendiamo più velocemente. Penso. Fuga, grazie.
Ok. Mo è da decidere su o giù. Giù o su. Giù o su. Andiamo su. In quello di su. Ovviamente io sto scappando per non perdere altro tempo, anche perché evidentemente qui dentro non c'è distraroma. Andiamo in questo qua su. Dicevo, evidentemente qui dentro non c'è il team idro, quindi mi sa che dobbiamo andare lì dove c'era il red carpet. Chiamiamolo red carpet. Ok. Ok, ci siamo persi in qualcosa, ma non fa niente. Non fa niente, anche se ci siamo persi quel piccolo coso. Poi ci torneremo un giorno a prenderlo, non me li faccio tutte cose da capo. Andiamo avanti, che è meglio. Brutto che non si può manco correre qui dentro, quindi. Ok. Ora qui sì. Vediamo che cosa c'è. Chi c'è? Shuppet. Tanto per cambiare. Yuji. Allora. Baratto. Abbiamo trovato. Farò poi un'altra capatina per vedere chi c'è qui, ragazzi. Ok, pozione max. Mi sono spaventata perché per un attimo ho detto che cosa sta succedendo. Abbiamo trovato un etere max cliccando su questa. Una ultra ball. Io sto andando a premere così, molto a gratuito, eh. Ok, andiamo qui. Non c'è niente, vero o no? Oh mio Dio, il team magma. Ok, allora abbiamo trovato zinco. L'ho fatto apposta ad andare da questa parte perché pensavo ci fosse qualche cosa. Ah, peggio per te. Arrivando prima avresti dovuto lottare contro quelli sbidollati del team magma. Invece adesso devi vedertela con dei tipi duri come noi. Ok. Ok. Carvana. Vai Cacturn. Ora, quello che mi dà fastidio è il fatto che è quello a carta vetro. Oh mio Dio, Cacturn. Quanto mi piace. Quanto mi piace Cacturn. Avrei dovuto lasciarti sfidare il team magma prima. Già. Tu non sei niente, quindi evita di ficcare il naso nei nostri affari. No, quei teppistelli del team magma sono arrivati qui prima di noi. Non possiamo restare indietro. Ok. Perfetto. Turno di Zuba Zuba Zuba. Facciamoci finta, va? Ok. Perfetto, pensavo che fossi del team magma e che avessi fatto ritorno qui. Ok, sarai anche forte, ma noi siamo in tanti. Va bene, lasciamo il disvello. Ehi, ti ricordi? Ci siamo visti sul Monte Camino. Non fai parte di nessuno dei due team, che ci fai qui?
Ah, lo so, hai provato ad entrare nel team Magma, ma non ti hanno accettato. Neppure noi ti faremo entrare nel team Hydro. Ma non sono interessata, mia carissima. Ok, recluta e recluta, Pocena e Wilmer. Ok, we can do it. Allora, pugno spine su Wilmer e aero assalto su Pocena. Ok, ha buttato un Carvana. Perfetto. Oh yes. Cacturn mi sta dando tante soddisfazioni. Ok, pugno spine su Carvana e aero assalto. No, ho fatto un errore stupido anche. Mi sa che non muore Zubat così. Già, non è molto efficace. Fortuna che è stupido anche lui, però, eh. Su questo siamo su una botte di ferro. Ok. Se devi proprio intrometterti, fallo col team Magma. Se sei così impaziente di unirti al team Hydro, potremmo ripensarci. Che squadra favolosa formiamo noi membri insieme al nostro capo. E non importa, abbiamo guadagnato del tempo. Il capo dovrebbe essere riuscito ad impossessarsi di quello che cercava. Max del team Magma ci ha preceduto, ma anche noi abbiamo ottenuto ciò che volevamo. La sfera rossa custodita presso il Monte Pira è ora nelle mie mani. Haha, ora possiamo realizzare il nostro obiettivo. Ok team, diamoci da fare. Oh no, non può essere vero. Non hanno rubato solo la sfera blu, ma anche la sfera rossa. Per nessun motivo la sfera blu e la sfera rossa si devono separare. Che cosa vorranno fare con le due sfere? Ah sì, è stato il team Magma a prendere la sfera blu? Nella fretta si sono dimenticati questo. Non so proprio cosa sia. Prendilo tu, forse ti sarà utile un giorno. Abbiamo ottenuto lo stemma Magma. La sfera blu e la sfera rossa rubate da quegli uomini cattivi non devono essere divise, se no accadrà qualcosa di terribile. Il Monte Pire, dove calmiamo gli spiriti dei Pokémon scomparsi, è una vetta da dove si può contemplare tutta la regione di Hoenn. Gli spiriti liberi dei Pokémon qui trovano conforto. Che coincidenza che tu sia qui. Vuoi ascoltare una storia che si narra da tanto tempo nella regione di Hoenn? Sì. È accaduto molto, molto tempo fa. Il mondo fu scosso da un terribile scontro tra il Pokémon della Terra ed il Pokémon del Mare. Il Pokémon della Terra forgiò montagne e creò continenti. Il Pokémon del Mare generò enormi onde e ricavò oceani. Il fiero duello imperversava senza fine. Furiose tempeste ed enormi catastrofi si abbatterono sul mondo. La sfera blu e la sfera rossa posero fine a tale calamità. Le due sfere emanano una luce che placcò la furia dei contendenti. I due Pokémon resi mansueti si rifugiarono nella profondità marina, dove un giorno scomparvero. Ah, Groudon e l'altro. Andiamo a controllare qui prima di finire il gameplay. Non si può mai sapere cosa si può trovare da queste parti. Vabbè, qua avevamo già visto e controllato. Va bene, io direi ragazzi che noi possiamo uscircene. Possiamo tornare sui nostri passi. Ovviamente se ci lasciano fare. Grazie. Andiamo qui. Io però direi
di provare a fare quello che non siamo riusciti a fare fino ad adesso. Facciamo così. Io ora do il velo puro a Suello e lo metto in prima, in prima posizione. Pokémon. Suello, ordina. Perfetto. E strumenti, dai. Andiamo, abbiamo detto il velo puro. Perfetto. E andiamo sopra. Prima di finire il gameplay, ritorniamo sopra. Che non serve a niente sto velo puro, eh. Come vedete. Vabbè, noi scappiamo. Andiamo fino in cima. Cerchiamo di prendere pure quella Pokéball. E siamo a posto, tipo per la vita. Problema è che dobbiamo fare sempre i giri adesso. Perché ovviamente ci bloccano il passaggio da ogni dove. Allora. Con un po' di pazienza lo facciamo assieme, in modo da prendere appunto quelle Pokéball che ci mancano. Ok. Fortunatamente adesso che non ci sono i cosi, i combattimenti con gli allenatori, è molto più veloce la situazione, quindi let's go, insomma. Abbiamo detto. Sì, però sto velo puro non serve a niente, lo sto praticamente per togliere. Fuga, grazie. A meno che non mi fate incontrare Pokémon nuovi, potete astenervi. Allora. Caliamo da qui. Stavolta andiamo giù. Ok. Shuppet. Perché? Why, mi chiedo io, why? Ok, Marea Aroma, che è utile per fare Azuril. Andiamo qui. Spaffet. E l'ultimo, ma non per importanza, è questo. Noi ora usciamo e salviamo, tipo a velocità luce. Poi io farò un giro per andare a catturare un po' di Pokémon, se ci sono Pokémon nuovi, insomma, faccio un giro. Ovviamente me ne tornerò al centro medico per Pokémon, perché sennò siamo persi. E continueremo oltre la zona Safari. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Spero che vi sia piaciuta di più questa, visto che comunque abbiamo scoperto che il Team Magma e il Team Hydro si sono attivati per prendere queste sfere, e che queste sfere hanno plagato i due Pokémon, quello della terra e quello del mare, ovvero Kyogre e Groudon. Quindi si comincia a fare bella interessante questa cosa, soprattutto anche perché si rifà ad una leggenda di Hoenn, quindi ci rivedremo noi al prossimo gameplay, vedremo che cosa succederà. Penso che il prossimo obiettivo sarà il covo del Team Magma, visto che abbiamo lo stemma magma, comunque, o una città, comunque il covo, saremo di lì per fare questo. Quindi vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito, mettete un mi piace, commentate se avete dei consigli da darmi, oppure se avete bisogno di consigli da parte mia, se mi volete consigliare qualche Pokémon, magari, visto che io non sono molto brava con questa generazione, non sono una grandissima fan di questa generazione, perché è la prima volta che mi ci sto approcciando, quindi diciamo che non sono una cultrice di tutti i Pokémon che ci sono della terza generazione, aiutatemi come potete. Quindi vi ringrazio ancora una volta e ci vediamo al prossimo gameplay, sempre qui su Pokémon Smeraldo e con Bloody Rose 258. Ciao ciao!